Un giallo di grande intensità, un giallo smontato, come solo Sciascia poteva scrivere, in cui vittime e carnefici si scambiano i ruoli, sovvertendo le regole della letteratura di genere. Gioco di società è stato lo spettacolo che ha inaugurato alla Sala Futura di Catania, nell'ambito della stagione del Teatro Stabile Etneo, il progetto Sciascia, incentrato sul mare colore del vino. Una raccolta di racconti scritti tra il 1959 e il 1973 e usciti su giornali, riviste e antologie, tutti ambientati in Sicilia e con protagonisti siciliani. Sul palco di Via Macallè due attori, Simone Luglio, che firma la regia, e Lucia Cammalleri. Immaginato da Sciascia come un gioco dell'immaginazione basato sulle cronache di un processo famoso, spiega Simone Luglio nelle note di regia, nel metterlo in scena ci siamo innamorati del modo in cui l'autore ha trattato la materia del giallo, genere letterario considerato da qualcuno troppo popolare. Grazie all'uso di mezzi espressivi diversi, continua Luglio, come la video performance art, la recitazione e il video documentario, ne abbiamo ampliato le potenzialità. Sciascia gli ha dimostrato che prendendo i caratteri fondamentali del giallo, smontandoli, cambiando le sicurezze del giallo, quindi anche in questo giallo c'è un colpevole ma è anche il detective, la vittima poi si trasforma in carnefice, è smontato, è come solo un grande genio della letteratura poteva fare, e questo ci ha aiutato tanto a metterlo in scena. You're a kiss on the hand, maybe quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand,